Il ritorno di Meo Sacchetti, il coach dello storico Triplete a Sassari, fa emozionare i 5.000 del Pala Serra di Migni. Un grande applauso accompagna la presentazione del coach che ha scritto pagine importanti della storia della Dinamo Sassari. Ma non c'è tempo per i sentimenti, perché ci sono in palio due punti importanti per entrambe le squadre. Questi gli starting five. Per la Dinamo Sassari scendono in campo Bell, Lessi, De Vecchi, Sacchetti e Lidecca. Coach Sacchetti risponde con Scott, Carter, Moore, Mbai e Joseph. Grande inizio del capitano Jack De Vecchi, che festeggia il suo compleanno con una bomba iniziale ed insieme a Lidecca portano la Dinamo su 5-0. Gli ospiti entrano in partita grazie alle triple di Moore e Joseph. Risponde Bell sempre dall'arco di 6-75 e le squadre vanno avanti punto a punto. Un mini break di 7 punti di Lawal e la Dinamo si porta in vantaggio alla fine del primo tempo per 20-18. Nella seconda frazione di gioco, Brindisi si porta avanti con Goss e Moore. Rispondono Savanovic e Lessi con 4 punti consecutivi e portano i padroni di casa sul 30-28. Lidecca mette dentro la bomba del più 6, ma Scott e Mbai mandano tutti nello spogliatoio per 35-34. Al rientro dall'intervallo lungo è una Dinamo molto bella. Il play americano in grande spolvero inizia il bombardamento dall'arco ed insieme alla Wall portano i sassaresi sul più 10. I padroni di casa si portano ancora in avanti con una tripla di Brian Sacchetti e Brindisi cerca di rimanere a galla grazie ai canestri di Carter, Moore e Scott. La fine della terza frazione di gioco, il tabellone segna 66-49. Nel quarto quarto vede la rimonta dei pugliesi, che si portano dal meno 17 al meno 4 grazie al supporto di Goss e Moore, e coach Pasquini è costretto a chiamare time out. Moore segna la tripla del sorpasso Brindisi. Rispondono Lidecca e Stipcevic, che tengono la Dinamo saldamente agganciata agli ospiti. A 10 secondi dalla fine i sassaresi sono sul meno 1, Lessi subisce fallo e segna i due liberi dalla lunetta. Dall'altra parte del campo anche Carter segna i due liberi. Mancano 4 secondi e rimessa a Dinamo, ma un grandissimo Trevor Lessi in contropiede segna il canestro della vittoria Dinamo per 79-78, mandando in visibilio i 5.000 spettatori del Pala Serra di Migni. Che si aspettava invece la Dinamo è quella che si aspettava. Ha fatto pochissimo canestro nel secondo quarto, però non poteva continuare così. Poi hanno avuto sicuramente, adesso non mi ricordo cosa hanno fatto nel terzo quarto, avranno
0 su 7 nel secondo, 6 su 9, alla fine, come ho detto, due quarti, uno a favore di uno e uno a favore dell'altro, però poi alla fine un canestro che il libero entra e tutto, e poi il canestro è fatto così, cioè bisogna accettare quello che viene. Rispetto all'andata ha trovato una squadra maturata, tutta l'esperienza anche della scena. Ho incontrato una squadra diversa perché c'è dentro due giocatori diversi, sicuramente la Valle più amalgamata rispetto alla prima partita e poi ha preso belle arti che hanno dato un genere. È stata una gara dove penso che i primi tre quarti sono stati perfetti, dove siamo riusciti a seguire perfettamente quello che era il piano partita. Abbiamo giocato duro in difesa, che era la cosa che mi interessava, e poi dopo è successo che fine terzo quarto un po' di stanchezza, poi abbiamo visto guardare il tabellone, abbiamo perso il ritmo, abbiamo camminato in un paio di esecuzioni, non abbiamo ottenuto quel ritmo che avevamo, e questa cosa ha creato problemi a livello di transizione difensiva contro i loro tiratori che hanno fatto sempre canestro. Lì c'è scesa la fiducia, poi dopo i ragazzi sono stati bravissimi perché negli ultimi due minuti abbiamo fatto tre difese veramente importanti, due a zona e una a uomo, e poi dopo alla fine il talento di lei si è vinto la partita, per cui alla fine sono molto contento, abbiamo giocato contro una squadra che sarà la mia variante del playoff, una squadra che ha un talento incredibile, una squadra che non ha limiti nelle varie posizioni del campo tra atletismo, talento, non sai dove poterli fermare da quanto talento hanno. Però devo dire che mi fa estremamente piacere i primi 30 minuti il lavoro che abbiamo fatto noi difensivo, poi è evidente che siamo stanchi, è evidente che adesso ci serve come pane tornare a una parte della settimana, poter lavorare in maniera giusta, abbiamo tante cose da sistemare e tanti piccoli particolari da limare, però se partiamo dai primi 30 minuti con la tua squadra del genere sono estremamente soddisfatto. Il capitano Jack De Vecchi. Jack, il tuo commento sulla gara prima di lasciare le domande. Ma insomma, una gara strana, molto equilibrata per i primi due quarti, dopo noi siamo riusciti a dare un break importante nel terzo quarto, giocando bene, una buona pallacanestro, muovendo benissimo la palla in attacco e limitando Brindisi sul loro gioco in velocità, in contropiede, che sappiamo insomma meno il gioco di meno. Dopo c'è stato un po' un calo da parte nostra, forse un po' di stanchezza, quindi loro appunto con assomma di triple i contropiedi sono riusciti a rientrare e sembrava quasi persa per noi, invece siamo stati bravi a crederci fino in fondo e alla fine abbiamo vinto per la seconda volta con un canestro contropiedi di tre volte, insomma. È stato qualcosa di importante e insomma eravamo tutti in panchina molto molto attenti e non posso dire. E aspettavamo insomma per me è stato particolare perché insomma in generale la partita era particolare perché comunque l'ambiente, l'atmosfera era oggi sicuramente particolare dopo il canestro di Trevor, insomma è stata una bellissima soddisfazione per me, una bellissima liberazione e sono contento perché comunque per noi non era facile, avevamo una sconfitta, un'eliminazione in Champions che poteva essere pesante e avere ripercussioni soprattutto mentalmente perché si tende in generale un po' a rilassarsi dopo un cammino importante come quello che abbiamo fatto in Europa, invece siamo stati bravi e in questi giorni abbiamo lavorato molto bene, quindi insomma ce la siamo anche un po' meritata questa vittoria. Sono contento, è stata una bella vita di squadra, di gruppo e soprattutto insomma si è visto un po' l'entusiasmo che ci abbiamo un po' contraddistinto tra gennaio e febbraio quando abbiamo fatto quella serie di vittorie importanti, quindi questo è importante e adesso non dobbiamo rilassarci, ce ne sono ancora 5 partite che saranno 5 finali per noi perché abbiamo molti riscontri diretti con i diretti concorrenti per la griglia playoff, quindi siamo carichi e concentrati in gioco oggi.